Ciao a tutti amici, benvenuti al mio canale, io sono Moira e oggi siamo su anno 2070. Allora, sono andata un po' avanti con la missione e praticamente ho scoperto che la miniera di basalto che dovevamo piazzare bisognava metterla in questa isola qua, che è l'ultima isola, insomma, che abbiamo scoperto nello scorso episodio dove vive questo tipo qua. Dopodiché il professor Devi, cioè questo, praticamente mi ha chiesto di andare in giro per la mappa alla ricerca di prove, che ora vi mostro qua, di prove insomma che dimostrino che Fader insomma sta architettando qualcosa contro di noi, in modo da poter fare in modo da convincere i due tipi, Thorn e la Yana Rodriguez, che insomma Fader è cattivo e dobbiamo difenderci, dobbiamo unire le forze. Un'altra balena. No, ok, d'accordo. Allora ce l'ho fatta e quindi adesso i due tipi insomma sono dalla mia parte. Dobbiamo però concludere questa, cioè dobbiamo trovare l'ultima prova che appunto ci fa capire che Fader sta architettando qualcosa di malvagio. E per farlo dobbiamo andare qua, dove ho scoperto un'altra isola con un altro tipo, e dobbiamo portargli 5 tonnellate di carbonio e 10 tonnellate di bevande funzionali. Allora, il mio sottomarino, che è... dov'è? Ah, eccolo qua. Dovrebbe avere già... No, aspettate. Dovrei aver già accumulato delle risorse. Vediamo se... No? Ok, forse mi sbaglio. Aspettate, ritorniamo un attimo qua. No, ok, no, d'accordo, dobbiamo raccogliere. Pensavo di aver già raccolto 5 tonnellate di carbone e 10 tonnellate di bevande funzionali. No, va bene, ok. E allora aspettiamo un attimo finché non raggiungiamo le 5 tonnellate di carbone e le 10 tonnellate di bevande. Ok, abbiamo raggiunto la quantità che ci serviva, quindi torniamo dal tipo. Eccoci qua. Wow, che cosa? Oh, ok, ho premuto qualcosa di sbagliato. Aspettiamo che arrivi il nostro sottomarino. Allora, forza, 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 forza. Eccolo qua. Sì, voglio completare la missione. Ha scoperto con documento che Fader ha rubato i dati per una nuova tecnologia scudo. Ok. Ti consiglio di parlare del furto della tecnologia scudo da parte di Fader. Ok, d'accordo. Wow, cosa? Ok, e avevamo scoperto anche, se non sbaglio, che Fader aveva rubato dei missili, insomma, esplosivi, una roba del genere. Comunque, dobbiamo parlare con Yana. Ok, ci siamo riusciti. Yana è anche lei dalla nostra parte, insieme a Thorn, professor Dave e tutti gli altri. Ha raccolto prove molto solide contro Fader. Non è pensiero? Chiedi aiuto Ok, vuole discutere immediatamente con il signor Torriano su come procede come Fader contro Fader. Scusatemi se non vi mostro il menu diplomazia, ma non so perché quando apro insomma, il menu diplomazia si ferma la registrazione. È fatto così, quindi non posso mostrarvelo. Comunque, vabbè, non c'è nulla da vedere. Durante la videoconferenza, insiste e implora di nuovo l'aiuto di Global Trust ed Initiative. Ok. Probabilmente il menu diplomazia è molto pesante, non lo so, per cui si ferma la registrazione, quindi per quello non ve lo faccio mai vedere. Però vabbè, si vede soltanto l'immagine di Yana Rodriguez e di Thorn, l'altro il signor Thorn, e basta premere insomma un pulsante per chiedere aiuto. Non c'è niente di che. Eccolo qua, Tonti si convince dei fatti e promette che la compagnia darà il suo aiuto. Ok. Ok, credo che quello là sia Fader. Riconosce la minaccia di Fader e collaborerà con te, d'accordo, grazie. I have some good news. The Eden Initiative is joining this cooperative venture.
ce l'abbiamo fatta. Hai vinto, d'accordo, grazie. Allora, panoramica missioni. Allora, dovremmo aver completato anche il capitolo 2, giusto? Sì, perfetto. Adesso ci manca soltanto il capitolo 3 in cui ci sono 4 missioni. Un'altra cosa, volevo vedere. Poi ci sono le missioni singole. Missioni. Allora, io comunque direi che quando avremo concluso queste 4 missioni ci fermeremo con l'anno 2070. Diciamo che queste missioni insomma fanno parte della campagna che è la vera e propria storia di anno 2070. Quindi è quella diciamo più importante e la finiremo. Invece tutte queste missioni secondarie, beh la partita continua la lasciamo proprio perdere perché è come vorrebbe dire iniziare una partita che non ha fine, quindi quella proprio la lasciamo perdere. Poi ci sono le missioni singole, miracolo. Ci sono altre, insomma, missioni secondarie, missioni bonus. Io direi di non farle perché sono cose extra che non c'entrano assolutamente nulla con la storia principale, che hanno una storia a sé, una durata a sé. Quindi, sinceramente, a me più di tanto non interessano. Guardavo se magari c'era qualcosa di interessante, ma non credo. Magari posso farne un paio per conto mio, tanto per vedere un po' come sono. Se ne trovo un paio di carine, posso anche proporvele. Però direi che appena fi abbiamo finito anche il capitolo 3, di questa modalità campagna, con anno 2070 ci fermiamo. Se vuoi fare fino a un punto vicino al suo rifugio dove puoi pianificare un attacco preventivo alla super IA, d'accordo. It's time for action. The Allora. organization Ok, is counting on you. va bene. Registering. Great work, Sam. You're the man. Tu arrivo però fai una terribile. Al tuo arrivo fai una terribile scoperta. Perché? Cosa scopriamo? Un cervo. Ma abbiamo cambiato zona? Non so se abbiamo cambiato proprio. Ok. Ecco qua i missili. Ok, mi sa che questi qua sono i missili che ha rubato Father. Missili nucleari. Questo è un bel problema. Mi hanno detto in forma che ti trovi nel settore in cui si sospetta la presenza di Father. No, si sospetta, c'è proprio. Ok, quindi abbiamo abbandonato la nostra isola, siamo in un'altra zona completamente. Scopre con orrore che l'intero settore è vittima della contaminazione nucleare. Ok. Le radiazioni intense convincono Yaron Rodriguez a rimandare l'attacco a Father. Ok. In campo avverso. Va bene. Wow, sì, abbiamo proprio cambiato zona completamente. Ti chiedi di costruire una base operativa e di usare la tecnologia ECO per stabilizzare l'ecobilancio di questo settore. Ok, crea la condizione necessaria all'arrivo dei rinforzi. Ti consiglio di possessarsi ed espandere la base abbandonata e le sue aree di produzione. Va bene. Wow, devo costruire tutte queste cose. Beh, intanto un centro città, vabbè, però. Ah, no, giusto, mi serve un magazzino prima. Lo vai qua? Qui c'è la. Ok, Yana Rodriguez. Allora, barchetta, ci sei? Sì. Dobbiamo mettere uno di questi. Dunque, lo possiamo mettere qua, io direi. Un po' più in qua. Così. Perfetto. Adesso ci serve un centro città e lo mettiamo qui. Rileva impianti di produzione di tè e attrezzi sull'isola e ti raccomanda di impossessartene. Va bene, ok. Aspetta un attimo, prima aggiungo un paio di case. Ti chiedi di prendere da lei quanto segue a controllare la convenzione in alcune isole. Va bene, arrivo, arrivo, non vi preoccupate. Allora, facciamo una cosa così.
Così. Poi così. Colleghiamo tutte queste zone. Ok. L'officina degli... Non ce l'ho io un'officina degli attrezzi, vabbè. Comunque ci serviva anche una piantagione di tè. Piantagioni di tè, ok. E la possiamo... Ok, qua cosa c'è? Ah, ci sono già le piantagioni di tè, basta collegarle. Ah, ma non ci arrivo perché mi serve un magazzino. Aspettate. Un deposito. E allora mettiamo il deposito. Ok, e colleghiamo tutto. Perfetto. Poi ci serve. Piantagioni di tè 2 su 2 l'abbiamo fatto. Officina degli attrezzi 1 su 2. Stazione fonderia 1 su 2. Fonderia di ferro. Officina degli attrezzi, eccole qua. Posso metterne un'altra? Non può essere copiato. E dove trovo le officine degli attrezzi? No? Forse devo ancora sbloccarla, d'accordo. Quindi andiamo avanti, ci serve una miniera, sì, una miniera di ferro e una di carbone. Ma scusate, ma quella di carbone c'è già. E anche quella di ferro, perché non me le vede però? Vediamo se io metto... Ah, perché non c'è il magazzino. Ok, arrivo. Eccolo qua. Perfetto. Ricevi dati dell'insegnamento completato e ti raccomando di compiere il passo successivo. Ok. Ok, abbiamo completato tutto. Adesso ci servono dipendenti eco. I dipendenti eco? Ma io ho alloggio manodopera, non ho dipendenti eco. È la stessa cosa? No, non è la stessa cosa. Mi servono i dipendenti eco. Vediamo se magari sono qua da qualche parte. Forse devo andarli a prendere. Vediamo se magari devo andare a prendere. Ti chiede se vuoi accettare. Sì, voglio accettare quanto segue. Cosa abbiamo preso? Un contatore. Quella roba lì, vabbè. Per misurare gli attuali livelli di radiazione nelle isole indicate. D'accordo. Allora, adesso andiamo qua. Intanto mi dice che la produzione è bloccata, probabilmente perché abbiamo già i magazzini pieni. Allora facciamo così. Oh, lì è già al massimo. E facciamo... Ok, già al massimo. Ok. La mia barchetta dovrebbe essere arrivata, sì. Facciamo l'analisi. Ok, ho ricevuto i dati e ricordi di analizzare la seconda isola. C'è una seconda isola qua, però non la vedo. Cosa? Nave da carico, sta avanzando. Ok. Ah, forse mi ha dato... No, non mi ha dato nulla. Ah, è per me questa nave? No, non è per me. Cosa? Sta avanzando. Va bene, ok, fa tutto da sola. Tanto noi abbiamo scoperto la nuova isola. Ok, eccola qua. E direi di analizzarla. No, vai un po' più vicino. Analizza. Ok. Grazie per l'aiuto nella misura e ripristinare. Ok, d'accordo. Torniamo a casa. Ci servono i dipendenti. Ma perché mi indica qua? Boh. Però i dipendenti, ecco, io non ce li ho. Cioè, non li ho ancora sbloccati, è quello. Forse devo raggiungere un tot di abitanti. Non so, proviamo. Materiali insufficienti. E perché devo sbloccare anche questa? Non l'ho ancora sbloccata. Vediamo. Il pesce dobbiamo mettere assolutamente. Altrimenti qua come mangiamo? Ok. Colleghiamo anche questa strada. Vediamo se adesso... Ok, basta. E vabbè, mi sa che dobbiamo per forza aspettare. Ok, quindi dobbiamo aspettare che arrivino i dipendenti eco. Ce ne basta uno. Probabilmente devo aggiungere case e case fino a sbloccare, insomma, quello che ci serve. Ah, forse mi serve la sala concerti. E
però mi mancano 4 di questi. Vediamo un attimo. Facciamo una cosa, aggiungiamo un altro di questi qua. E lo mettiamo qui dietro. Facciamo uno e due, lo vediamo se riusciamo. No, qua non ci sta. E vabbè, lo mettiamo qua allora. Colleghiamo il tutto. Ok, vediamo se così producono di più. Intanto, la sala concerti ci servono 4. Noi quanti ne abbiamo? 2. Allora, vediamo un attimo se si sblocca. Ok, 3. Ci manca il quarto. 4. Ok, perfetto. Io metterei la sala concerti perché secondo me mi aumenta, cioè, oltre ad aumentare la felicità dei miei cittadini, secondo me fa arrivare più gente. Allora, vediamo un po' se ci sta qua in mezzo. Sì, qua in mezzo ci starebbe. Allora, facciamo così. La mettiamo qua oppure anche qua? No, dai, la mettiamo qua. E Registering energy arrivo un present. attimo. Lo so che ho finito l'energia. E colleghiamo questa zona, perfetto. E poi ci serve energia. L'energia la mettiamo. Dove la mettiamo? La mettiamo qua? Sì, ok, dovrebbe bastare. Qui la produzione è interrotta perché c'è poco, vabbè, devono soltanto raccogliere un po' di ferro. Va bene, ok. Direi comunque che per questo episodio possiamo fermarci qua. Lasciate un mi piace, un commento se il video vi è piaciuto. Iscrivetevi al mio canale e noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao a tutti!